Il significato della parola tsunami. Ciao, mi chiamo Sayaka e sono italo-giapponese. Lo tsunami è un'enorme onda che può raggiungere decine di metri e 700-800 km orari e che può colpire le coste con una forza distruttiva. La parola tsunami è formata dal kanji di porto e quello di onda, quindi insieme potremo renderlo con onda nel porto o onda del porto. Non a caso questa parola è giapponese, infatti la maggior parte degli tsunami avviene nella cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico. Questa è la zona in cui avviene il 90% dei terremoti e il 75% delle eruzioni vulcaniche di tutto il mondo, e in cui rientra appunto anche il Giappone. L'11 marzo 2011 in Giappone c'è stata una violenta scossa magnitudo 9 a circa 24 km di profondità e con epicentro a circa 100 km a largo di Sendai. La forte scossa ha causato molti danni e provocato lo tsunami che ha portato al danneggiamento della centrale nucleare di Fukushima. Scrivete nei commenti i termini giapponesi di cui vorreste maggiori informazioni. Già ne!